Credo che ormai la Bitcoin e in generale le cryptocurrency debbano essere considerate un'asset class alternativa. Bitcoin ha un vantaggio su tante altre che ha un numero limitato, un numero finito di Bitcoin e questo lo rende un bene, definiamolo scarso. In un contesto in cui si sta cercando di monetizzare, di annacquare il debito, e quindi dove la base monetaria cresce all'infinito, asset che per definizione, per loro natura, nascono come beni scarsi, possono rappresentare un bene rifugio. Io credo che l'entrata delle banche nel settore delle cripto sia una cosa, da un certo punto di vista, assolutamente logica, ma è una cosa che oggi, pochi operatori hanno, avuto la decisione e la visione di iniziare a fare. Tra questi, Banca Generali è una delle prime, e la cosa che a me fa molto piacere è che per una volta, diciamo, l'Italia è in una posizione di leadership.